poi c'è da alzare i bracci davanti. Io gli ho messo un segno più o meno. Qua c'è da smollare questo dado qua e questo sopra. Ci sono due dadi. Questo e poi ce n'è uno qui sopra. Da smollare, così. Per spostarlo, no? Sì, per allentare. Per dopo deve fare girare questo, okay, per alzare i bracci. Non so, faccio girare. Vedi che qui c'è una specie di... ho fatto come una riga per vedere più o meno l'altezza dove devo portarlo. Bisogna toglierlo quel... No, devo alzare i bracci. Ah, cioè è proprio una vite che alza, sì, i bracci? Sì, alza i bracci perché facendo il curvo devo alzare. Ma si sa quanto deve alzare? Sì, vedi quella linea là? Io lo porto più o meno quella linea là. Quella lineetta? Quella lineetta là, vedi? Sì, sì. Quella è per fare questa misura qua. E comunque è spiegato nel libretto. Sì, adesso le stai tirando in fronte. Sì, sto alzando perché mi sta chiaro qua. Non va bene. Infatti non va bene questo qua. È una chiave elettrica. Ti date anche delle chiavi di sottozione? Sì. Qual è il più importante? Sì. Deve arrivare quel segno là che... Sì. Poi io ho fatto un segno con un pennarello che... Quando il rosso è per il diritto e il nero l'ho fatto per il curvo. Cioè il rosso viene... viene da che parte? Così doveva essere a posto, vedo più o meno. Dopo vabbè, se vede che esce un po' di testimone va ancora un po'. Ah, basta regolare lì, cioè lì dove si regola. Poi richiude questo. Sì. Poi c'è, metto anche questo qua. Questo qui lo faccio appoggiare. Questa piccola riva. Lo faccio appoggiare là sui bracci. Però quando si fa il diritto bisogna alzarlo un po' perché no, va, altrimenti mi tiene altri bracci. Cioè, cos'è che si appoggia lì? Vedi? Lo faccio appoggiare lì. Perché quando si alzano anche questi. Quando fa il diritto lo riporta, lo libera un po' perché altrimenti gli esce la punta storta. Così adesso dovrebbe fare il curvo. Codino. Uscirà un po' il testimone. Ma ecco, adesso però devo vedere perché ho paura che quando...